Ottavio D'Ambrosio, quarta vittoria di fila per il Dream Team Palo, continua l'inseguimento alla capolista Taranto. Eh beh, sì dai, ci stiamo allenando un sacco, è una squadra che ha sempre voglia di crescere, abbiamo superato quello che era un momento un po' più delicato, e dopo le feste ci siamo messi lì con impegni, veniamo dal buon risultato di sabato scorso a San Michele, adesso continuiamo a voler crescere, continuiamo a voler dire la nostra e speriamo sempre che la nostra crescita continui. Ecco Ottavio, è stato un approccio diverso rispetto a quello di due settimane fa contro il Salerno, avete messo le cose in chiaro fin dall'inizio? Beh sì, diciamo che se vogliamo chiamarli così, dagli errori si impara, quindi abbiamo preso atto di quello che era l'approccio sbagliato con l'Alma Salerno, ci siamo guardati in faccia, ce lo siamo detti, ci siamo preparati bene e quindi siamo entrati belli cattivi e convinti di quello che volevamo fare. Oggi per te è una buona prestazione, elevato minutaggio, è mancato soltanto il tuo inserimento nel tabellino dei marcatori. No, va bene così, io vengo da un brutto infortunio, quindi sono contento di tornare a macinare minutaggio, di tornare pian piano a recuperare quella che è la fiducia in me stesso e soprattutto quella da parte dei compagni e del mister, quindi sono felicissimo. Guarda, potrei anche non segnare più da qui alla fine del campionato se le vinciamo tutte. Telegrafico, sabato prossimo trasferta niente affatto semplice a Monopoli. Eh beh sì, signora squadra, ottimi elementi, anche all'andata l'hanno dimostrato qui, siamo stati bloccati sul 3-3 rischiando anche qualcosina in più, quindi adesso ci godiamo questo pomeriggio di festeggiamenti, poi da lunedì sicuramente testa a Monopoli, tanto impegno, tanta volontà, soprattutto tanta disposizione da parte nostra nei confronti della società. Mister Guarino, rispettati e come i valori della classifica, questa volta un primo tempo ben più determinato e spigliato rispetto a quello della precedente gara interna contro il Salerno. Sì, infatti avevo chiesto ai ragazzi proprio da subito di imprimere il nostro gioco. Ci siamo riusciti anche a fare delle buone trame di gioco e di questo ne siamo soddisfatti, perché il lavoro che stiamo svolgendo comunque ci sta dando dei risultati e di questo ne siamo contenti. Poi ovviamente la partita ho dovuto anche far ruotare tutti quanti, anche perché è giusto dare opportunità anche ai più giovani in partite dove magari il risultato è messo in protezione. Quarta vittoria di fila, continua l'inseguimento alla Battistrada Taranto, vittoriosa di misura sulla Diaz. Sì, noi ci teniamo a far bene, poi ovviamente il campionato è molto difficile. Il bello di questo campionato, come ho sempre detto nelle ultime gare, è che ci sono squadre che riescono a far bene in tutti i campi, sia in casa che fuori. Il Taranto è una di queste, dobbiamo cercare di fare del nostro meglio e poi giocarcela fino alla fine, ma è ancora troppo presto, io credo che ci saranno le prossime, sono partite importantissime che non dobbiamo fallire, dobbiamo farci trovare pronti. Ecco appunto, sabato prossimo trasferta dal coefficiente di difficoltà elevato a Monopoli, quel Monopoli che all'andata vi fermò qui sul pari. Sì, infatti, il Monopoli è una gran bella squadra e giocare a casa loro sarà comunque molto dura, dobbiamo cercare di preparare al meglio questa settimana, recuperare anche le risorse, perché qualcuno dei miei in settimana non è stato tanto bene, però credo che anche il morale di questa gara ci può servire a pensare già da lunedì alla gara contro il Monopoli.